questo docufilm vuole approfondire e narrare attraverso interviste, immagini e testimonianze il percorso clinico del paziente reumatico durante l'evoluzione della sua malattia e al tempo stesso descrivere il suo disagio fisico e sociale. In particolare, vuole mettere in risalto le problematiche riconducibili in larga misura all'insufficienza delle strutture reumatologiche assistenziali e alla mancanza di un'efficiente rete reumatologica di collegamento tra territorio e ospedale che possa assicurare diagnosi precoci e garantire trattamenti appropriati e tempestivi. Trattare questi temi è inoltre un modo per tenere alta l'attenzione verso le malattie reumatiche autoimmuni attraverso l'informazione dei cittadini, del paziente, dei familiari e dei caregiver e l'apertura di uno spazio di riflessione per i medici che, nello specifico, non si occupano di queste patologie, ma che con esse comunque possono venire a contatto. Abbiamo scelto il mare come metafora riferendoci alla sua inquietudine e alla sua instabilità, anche quando ingannevole appare nella sua calma trasognata. Il mare si fa simbolo del senza confine. Il mare conosce la danza e l'abisso. Nel mare tutti gli elementi sono incatenati, intrecciati, incantati, senza una visibile distinzione. Come il mare, le malattie reumatiche sono imprevedibili. Come il mare conoscono la danza e l'abisso, riconoscono nella loro variabilità la calma e la tempesta. Come il mare inquietano, perché a volte non lasciano intravedere il fondo della sofferenza e l'orizzonte della vita futura. Cartilagini, capsule articolari, ligamenti, tendini e muscoli, come brezze, burrasche o fortunali, governano il movimento delle articolazioni e lo limitano quando la tempesta prevale sulla quiete, rigonfiando le giunture e impedendo i movimenti più comuni, in una sofferenza senza confine. Indipendentemente dal tipo di malattia, tutti i pazienti con malattie infiammatorie croniche ed autoimmuni presentano problemi quotidiani comuni. Anzitutto la convivenza giorno dopo giorno senza tregua, con malattie che limitano la capacità di fare ciò che gli altri naturalmente fanno o ciò che prima della malattia poteva essere facilmente sostenuto senza difficoltà. Il dolore, la stanchezza, la necessità di assumere quotidianamente farmaci, il frequente ricorso a strutture sanitarie, le spese sostenute per i farmaci, per raggiungere i luoghi di cura, per pagare qualcuno che ti aiuti a far ciò che non riesci più a fare, rappresentano solo alcune delle problematiche del vivere quotidiano. La preoccupazione per il futuro, per ciò che ancor più la malattia renderà impossibile, genera ansia e depressione, sintomi comuni ai malati cronici che, col progredire della malattia, giungono ad una sorta di emarginazione sociale. Abitare la malattia significa conoscerla a fondo, conoscerne gli esiti, le cure disponibili, come può essere organizzata la propria vita quotidiana, quale potrà essere il proprio futuro senza alimentare false speranze o delineare scenari catastrofici, preparerà il malato a vivere al meglio la propria condizione e a non subire passivamente la malattia. La medicina sta cambiando e con essa il rapporto tra medico e paziente. Non è più sufficiente curare la malattia, ma è divenuto indispensabile prendersi cura della persona. Una relazione continua fra medico e paziente rappresenta lo strumento per apportarsi alla patologia nel modo più funzionale possibile e incrementare l'efficacia delle cure. Il paziente, il medico di famiglia e reumatologo sono i protagonisti di un lungo cammino che dovranno percorrere insieme. Tanto maggiore sarà la collaborazione tra loro, tanto più agevole ed affidabile sarà la traversata di questo mare di problemi. Sappiamo che le malattie reumatiche coinvolgono circa il 10% della popolazione. Considerando che nella maggior parte dei casi il dolore articolare è il sintomo dominante, può dirci in che percentuale questi pazienti sono presenti tra la sua popolazione assistita? Sì, è vero, questa è una prevalenza nazionale, però all'interno della mia popolazione arriva fino al 18%, se vogliamo considerare sia i pazienti con artrosi che con artrite e comunque tutti quelli che hanno dolori articolari o manifestazioni simili. Quali sono i segni clinici che orientano la sua diagnosi?
Da tempo ci basiamo su dei segni che la Società Italiana di Reumatologia insieme a quella europea hanno stilato in un decalogo e sono tutti quei sintomi che ci fanno capire che il paziente ha un problema articolare acuto e quindi un problema infiammatorio che si manifesta in diversi momenti della sua vita e con diversi sintomi. Ebbene, in questi pazienti dire che ci sono una serie di sintomi di cui devono parlare al medico in maniera precoce perché sono quelli che ci fanno fare la diagnosi precoce appunto di malattia con un trattamento precoce, perché questa è una buona regola affinché noi possiamo evitare le deformità articolari che sono quelle che comunque alterano di molto la qualità di vita del paziente. Allora noi dobbiamo dire al nostro paziente che se ha un dolore articolare delle mani e dei polsi che si accompagnano a un'tumefazione e un arrossamento, deve subito dircelo, soprattutto se dura da più di 3 settimane, perché questi sono comunque i cardini che ci fanno sospettare un'artrite infiammatoria. Oltre a questo abbiamo una serie di sintomi di cui dobbiamo tenere conto. Ci sono i pazienti giovani con la lombosciatalgia mozza, e allora in questi casi è una lombosciatalgia che non si accompagna lungo tutto il percorso dell'arto inferiore, ma si può fermare al ginocchio. Allora dobbiamo pensare a una spondilite anchilosante. Così come il paziente invece, che in genere ha un'età superiore ai 50 anni, che può avere un dolore al cingolo scapolare, quindi alle spalle, con un'impotenza funzionale. Problema a pettinarsi i capelli, la donna ad allacciarsi il reggiseno che si accompagnano a mal di testa e mancanza di forze, e allora lì dobbiamo sospettare una polimia algeo-reumatica. Oppure il paziente che ancora può lamentare secchezza dell'occhio insieme a secchezza delle fauci, della bocca, e allora lì dobbiamo sospettare una sindrome di Sjögren. Possiamo pensare ad altre patologie se il paziente ci viene a raccontare che se si espone alle basse temperature ambientali, le mani, le dita delle mani diventano bianche. Allora in questo caso, se c'è appunto questa acrocianosi, dobbiamo pensare che può avere una connettivite. Quindi il quadro è molto eterogeneo, vario. L'importante è avere davanti questi sintomi in maniera ben chiara, perché poi sono quelli che ci indirizzano verso le utili indagini per fare la diagnosi e verso la terapia più giusta per quel paziente. Il medico di famiglia ha un ruolo privilegiato rispetto a questo perché ha davanti un paziente che spesso conosce dalla nascita, conosce il suo vissuto, conosce se ci sono problemi di malattie familiari, genetiche, e quindi in questo noi abbiamo un grosso aiuto e questo serve per fare diagnosi spesso precoci di questo tipo di malattie. È chiaro che se il paziente ci viene a raccontare appunto di dolori articolari che sono insorti da poco, dobbiamo subito pensare a quello che ci ha detto il paziente precedentemente, se ci sono malattie particolari nella famiglia, e tutto questo ci deve aiutare a porre la diagnosi più giusta dopo avere prescritto le indagini, sia biochimiche, umorali, sia di indagine diagnostica strumentale, che possono servirci per appurare se c'è un danno, se c'è un danno articolare. Quando il paziente che ho davanti mi viene a raccontare dei suoi problemi che mi fanno sospettare una malattia reumatica articolare, allora è chiaro che io comincio a fare le prime indagini e poi, d'accordo con lo specialista territoriale, lo vediamo spesso anche insieme, finché poi, decidiamo insieme se ha bisogno di una diagnostica di terzo livello o del collega ospedaliero. Sarebbe auspicabile che questa collaborazione che già io ho in maniera privilegiata con molti specialisti del territorio ospedalieri avvenisse quasi nella norma per tutto il territorio e così che tutti i medici di famiglia possano usufruire di queste collaborazioni fruttuose e vantaggiose sempre per il paziente, per arrivare a una buona diagnosi, un buon trattamento per ciascun paziente. Qual è il frame della malattia che le induce ad una valutazione di tipo specialistico per la successiva gestione clinica della malattia? Davanti ai nostri occhi non ci sono solo i pazienti che hanno una malattia lieve, abbiamo davanti anche quei pazienti con un'evoluzione più grave. E allora sono proprio quei pazienti che hanno bisogno di un approccio biopsicosociale, perché sono quei pazienti che soffrendo da molti anni di dolori e soprattutto di
alterazioni della propria qualità di vita familiare, del lavoro, sono quelli che vanno facilmente incontro a sindromi depressive, che sicuramente non aiutano il paziente a vivere al meglio la propria condizione e ad affrontare l'evoluzione della malattia. Un'altra cosa che mi preme dire è che dobbiamo comunque sempre sforzarci di spiegare al paziente che l'aderenza alla terapia è importante per raggiungere gli obiettivi che sono quelli anche a volte di remissione totale della malattia, consentendo così una qualità di vita molto buona al paziente che continua comunque ad essere inserito nel tessuto lavorativo. La dottoressa Kitty Stein ha affermato che un marinaio non può controllare una tempesta, ma può affrontarla con successo agendo sulla velatura della propria barca. Come viene affrontata la malattia e quali sono i problemi che affliggono questi malati, lo ascoltiamo dalla voce dei pazienti. Quando è stata diagnosticata la malattia? Ha iniziato subito delle cure? È iniziato con un dolore fortissimo ai piedi, a entrambi i piedi. All'improvviso non ho potuto più camminare. È stato all'incirca 12 anni fa. Inizialmente mi sono rivolta al mio medico di famiglia, poi dopo vari accertamenti mi ha mandato da vari specialisti. Innanzitutto mi ha mandato dall'ortopedico. Prima di andare all'ortopedico ho fatto delle analisi. Dagli analisi l'ortopedico ha visto che c'era qualcosa che non andava e mi ha mandato dal reumatologo. Da lì abbiamo iniziato tutto il percorso di fare accertamenti e cose varie, perché prima la malattia da me risultava siero negativa. Poi, dopo parecchi anni, è risultata positiva. Prima ho iniziato le cure, diciamo, di base, che iniziano come prima i cortisoni, i vari FANS. Poi abbiamo iniziato con l'immunosoppressore, che si chiama il metotrexate. Poi hanno visto che non davano bene risposte, ho iniziato con i biologici. Però il biologico, ho iniziato col primo biologico e all'inizio andava bene. Però man mano il corpo, come si fa, si assuefa dai farmaci, e abbiamo cambiato biologico. Dopo 6 anni ho ricambiato anche biologico e infatti ora sono arrivata al terzo biologico. Quanto incide la malattia sulla qualità della vita? Il tipo di patologia che ho io è un tipo di patologia che praticamente bisogna conviverci ogni giorno nella quotidianità, in tutto e per tutto. Dal primo istante in cui si sveglia uno la mattina già ha difficoltà a muoversi, le mani fanno male, le articolazioni fanno male. Ci sono momenti in cui non riesce ad aprire una bottiglia, ma soprattutto questo è un tipo di malattia che in ogni caso condiziona a priori la vita, perché ci sono tantissime limitazioni, come ad esempio il fatto che non posso fare molte cose, non posso fare escursioni, non posso fare determinato tipo di palestra, non posso stare al mare quanto vorrei, insomma molte volte non posso fare delle cose che vorrei fare con gli amici perché magari loro hanno la libertà di potersi muovere a differenza mia. Come vive la malattia? L'artrite praticamente è una malattia che non solo ti colpisce dal punto di vista fisico, ma ti colpisce soprattutto dal punto di vista psicologico, perché il dolore è un dolore spesso e volentieri molto forte, ma soprattutto stare dietro alla malattia richiede molto tempo e molta pazienza, le cure, le terapie, le visite, i controlli, gli esami richiedono tempo che ovviamente bisogna togliere a quello che poi è la quotidianità. Dalla testimonianza della paziente si evince che l'artrite è una patologia che cambia totalmente la qualità della vita. È necessario metabolizzare lentamente il cambiamento del proprio corpo, cercando di riconoscersi anche se ci si vede diversi ed accettare le limitazioni che la malattia infligge. Aristotele sosteneva che la medicina non consiste solo nella capacità di guarire una malattia, ma di accompagnare il malato lungo il percorso della sua guarigione, percorso che spesso è il malato stesso a guidare. Di fronte a un ragionevole sospetto di malattia reumatica avanzato dal medico di famiglia, qual è il ruolo dello specialista reumatologo e in che modo è possibile gestire il malato con i farmaci attualmente disponibili?
Il primo passo per la diagnostica differenziale è quello di riuscire a capire di quale artrite sia affetta la paziente, perché artrite ne abbiamo una quantità sicuramente innumerevole, e quindi già una parte della diagnosi molto importante viene fatta con la raccolta dell'anamnesi, cioè dire con la raccolta dei dati che la paziente, o perlomeno della storia dei dolori, la maniera con cui i dolori insorgono nella paziente, che richiede l'aiuto prima del medico famiglia e quindi dello specialista reumatologo di riferimento. Proprio perché la storia naturale di quali articolazioni sono coinvolte, se fossero coinvolte le piccole articolazioni oppure le articolazioni più importanti, già diventa importantissimo per il medico, in quanto l'idea serve a far capire se si tratta per esempio di un'artrite reumatoide nella quale, come dicevo poc'anzi, sicuramente le piccole articolazioni, quindi le piccole nocche delle articolazioni, delle nocche delle dita, quindi delle interfalange prossimali, come anche le articolazioni metacarpofalange, che sarebbe l'articolazione in cui il dito si attacca al resto della mano, come anche le piccole articolazioni delle falangi delle dita dei piedi, come anche le articolazioni per esempio della caviglia, o altrimenti invece le articolazioni più grosse, come per esempio le sacroiliache, cioè dire le articolazioni che stanno allocate nel bacino del paziente, o le articolazioni della spalla, orientano a seconda qual è l'insorgenza, l'esordio e la durata, verso una diagnosi oppure verso l'altra. L'artrite reumatoide è una patologia che ha una caratteristica ben precisa, che è quella proprio a un esordio che spesso è repentino, che colpisce in modo simmetrico le articolazioni, ovvero sia, altro avere semplicemente un dito che fa male, stop. Tipico invece dell'artrite reumatoide è l'insorgenza, che come dicevo è simmetrica, ovvero sia se viene coinvolto questo polso, nell'artrite reumatoide viene coinvolto anche l'altro polso. E oltre quindi avere questa caratteristica di simmetricità, un'altra peculiarità tipica dell'artrite reumatoide ha un andamento di tipo aggiuntivo, mentre invece il ragionamento diverso è per le spondilartriti, che sono delle patologie caratterizzate lettivamente dal coinvolgimento asimmetrico dell'articolazione, e che hanno anche una caratteristica di quantità di articolazioni che sono minori solitamente nel coinvolgimento rispetto all'artrite reumatoide. Quindi, mentre l'artrite reumatoide ha questa caratteristica simmetrica e aggiuntiva, nelle spondilartriti invece le articolazioni sono coinvolte in modo asimmetrico e hanno più un andamento, diciamo, oligoarticolare. Non è la legge, ovviamente, non è la regola, ma nella norma è così. Inoltre, nelle spondilartriti, piede questo lato per favore, una delle articolazioni che è più spesso coinvolta in modo diciamo precoce sono le articolazioni sacroiliache, e quindi la simulazione spesso di una lombalgia apparentemente non di causa importante, di causa meccanica, invece è da tenere molto in attenzione, perché quando il paziente ha una rigidità, un dolore, una rigidità delle articolazioni sacroiliache, in cui la mattina per sciogliersi ci vuole parecchio tempo, in cui spesso il coinvolgimento della cervicale, anche questa rigida e dolente, con una rigidità mattutina che dura parecchio, ti orienta verso una patologia di altro genere, che è quella della spondilartrite. Un'altra cosa che va fatta in maniera sempre accurata è quella della ricerca di un'eventuale fibromialgia. La fibromialgia, che è legata quasi sempre alla mancanza di serotonina, e che la paziente ti denuncia perché spesso ti dice che ha dolori dappertutto, con una sensibilità notevolissima all'insulto anche minimo, che può essere evocato, diciamo, alla paziente anche con sollecitazioni meccaniche banali, tant'è vero che una visita che viene fatta, insomma, in maniera apparentemente banale, sollevando la pliga cutanea oppure seguendo la manovra del palperoulet, serve a evidenziare se la paziente a questo esame risponde con un dolore esaltato o meno, e ti orienta per una fibromialgia con l'accompagnamento degli altri sintomi che sono tipici della fibromialgia. È ovvio che quando il paziente ti viene con un'articolazione che è gonfia e tumefatta, oltre alla terapia medica, a diagnosi fatta, che correla quindi con la visita del paziente, ma con una prescrizione delle analisi di laboratorio strumentali che sono indispensabili per un buon approccio diagnostico differenziale, quali per esempio l'anticitrullina innanzitutto, il reumatest e la VES, che sicuramente già ti vengono dalla prescrizione del medico di famiglia, le analisi di laboratorio più impegnative, ovvero sia tutta la serie degli autoanticorpi che devono essere richiesti
diciamo fra le analisi che vengono scritte, diciamo, per poi essere eseguite dal laboratorio di analisi di riferimento, gli autoanticorpi, che diventano importantissimi perché orientano anche nella diagnostica di patologie che apparentemente possono apparire come esordio, come un'artrite, ma che in realtà non sono un'artrite reumatoide. Vedi per esempio il lupus eritematoso, che spesso ti compare con la comparsa di dolori articolari, ma che spesso si accomunano anche alla comparsa di un eritema a farfalla, ad esempio, che è proprio la caratteristica ala a farfalla rossa che compare attorno alle ali del naso oppure sopra le sopracciglia, e che quindi fanno parte ovviamente anche queste delle cose ricercate, ma innanzitutto dei sintomi che vengono spesso denunciati dal paziente stesso. Un'altra peculiarità che bisogna andare a ricercare nel paziente proprio per arrivare a una diagnosi differenziale corretta è quella, ad esempio, della ricerca del cosiddetto fenomeno di Raynaud. Il fenomeno di Raynaud è la colorazione bianca o violacea delle dita, non solo del polpastrello, ma spesso che ti coinvolge tutto il dito all'attacco, diciamo, della metacarpofalangea, non di tutte le dita ma talvolta solo di un paio di dita, e che viene evocato ovviamente spesso dalla temperatura fredda, quindi in inverno è molto più presente. È presente quando la casalinga va al supermercato, per esempio, è rovista nel bancone del freddo degli yogurt o dei surgelati. È presente anche spesso quando si passa da un ambiente caldo a un ambiente freddo, ed è legato proprio a questa vasocostrizione periferica dei terminali delle arteriole delle ultime falangi, che sono quelle che vengono coinvolte primariamente come alterazione del microcircolo nei pazienti che sono sclerodermici. Nella sclerodermia va anche ricercata l'integrità della cute. In che senso? Perché i pazienti sclerodermici sono dei pazienti che spesso, in maniera anche abbastanza precoce, oltre alla crocianosi e quindi al morbo di Raynaud, presentano dei piastroni durelastici nella cute sotto forma di morfia, che vuol dire anche di una colorazione diversa di alcune parti della cute, del dorso, dell'addome o delle braccia del paziente, e la perdita di elasticità della cute, che diventa proprio durelastica. È ovvio che in tutto questo percorso di diagnosi differenziale e quindi di diagnosi finale che il medico, lo specialista pone, e con la visita e con le analisi laboratorie si approda alla diagnostica, quindi alla diagnosi finale, e quindi alla terapia che va a somministrare il paziente. Io amo affermare che non esiste una terapia che può andare bene per tutte le stagioni. La terapia deve essere cucita paziente per paziente, perché è come un vestito che necessita la sua taglia, la sua altezza, il suo diametro e via dicendo. Con questo voglio dire che le terapie devono essere proprio ad hoc, misurate a secondo quelli che sono i sintomi del paziente, a secondo quelle che sono le comorbilità, cioè dire le altre patologie di cui affetta il paziente, se è cardiopatico, se ha problemi cerebrovascolari, se per caso avesse epatiti. Quindi bisogna, come dire, in maniera molto accurata e misurata somministrare la terapia giusta per il paziente giusto. E una volta prescritta la terapia, il paziente non può, come dire, andar via perché da solo per tutto il resto della vita, perché questo è un viaggio che si fa insieme. E come tutti i viaggi che si fanno insieme, occorre quindi che questo percorso venga fatto in modo parallelo, che si venga a costruire questo rapporto stretto fra il paziente e lo specialista reumatologo di riferimento, ma anche ovviamente col medico di famiglia, perché, come dire, questo link a tre è quello che servirà a tutti quelli che sono gli attori della ricerca di questo obiettivo di salute nei confronti del paziente. Sicuramente necessita di questo legame stretto a un lato, ma di questa grande buona volontà di tutti e tre, quindi reciproca di tutti e tre, per poter riuscire a fare una buona terapia, ad essere ben seguiti nel tempo, perché chiaramente la terapia prescritta inizialmente può risponderti bene e quindi poi nel tempo potrebbe anche essere diminuita, come anche può risponderti male. Mi riferisco per esempio al metotrexato o alla flunomide, che sono delle molecole base, o alla clorochina, che sono delle molecole base per l'artrite reumatoide, per le spondilartriti, come anche per altre patologie del sistema autoimmune, ma che sicuramente vanno assaggiate nel tempo, perché il paziente, per esempio, se non ti rispondesse, un paziente che
un artrite reumatoide non ti rispondesse al metotrexato e necessita che a questo venga aggiunto per esempio il farmaco biologico, o in ogni caso, se sta bene, come dicevo poco fa, potrebbe anche darsi il caso che la terapia nel tempo venisse diminuita o appena, diciamo, con l'aggiunta di un antinfiammatorio o di usaggi minimali di cortisone, che sicuramente ti permettono di raggiungere una buona qualità di vita, un'ottima qualità di vita, se non la remissione della patologia, col contesto quindi di questo rapporto strettissimo che si deve instaurare fra specialista reumatologo, medico di famiglia e paziente, col quale si viaggia insieme. Nella maggior parte dei casi il malato reumatico è un paziente molto complesso, in quanto necessita di un approccio multidisciplinare e di continuità assistenziale e terapeutica, non solo ambulatoriale. Quando e in quali circostanze il paziente deve essere trasferito da un centro SPOC ad un centro HUB o deve essere ospedalizzato? I centri di riferimento a carattere di secondo livello, a carattere regionale, che dovrebbero essere dati dalla presenza di un centro di reumatologia con possibilità di DH, the hospital terapeutico e dei service diagnostico, e poi dovrebbe avere anche dei posti letto dedicati in una struttura che può anche essere una medicina. Questi centri a cosa servono? Servono a che il paziente complicato, il paziente reumatologico che non risponde alle terapie di base iniziali con i cosiddetti farmaci di MARD, sia in monosomministrazione che in plurisomministrazione, devono avere la possibilità intanto di accedere a questi centri dove si possono somministrare i nuovi farmaci biotecnologici. Oltre a questo è chiaro che devono afferire tutti quei pazienti che hanno delle complicanze che non possono essere gestite sul territorio. Il malato reumatologico, per le patologie che ha, è un malato che noi diciamo malato sistemico, perché oltre ad avere così quello che nell'immaginario collettivo si pensa soltanto dolori articolari, non è così, perché il malato reumatologico ha anche delle complicanze, degli interessamenti più che complicanze a carattere sistemico, che possono interessare qualsiasi apparato e organo ed essere manifestazioni di malattia. È chiaro che questi pazienti con delle comorbilità possono avere l'accesso a un centro specialistico che possa coordinare un po' tutto l'insieme di queste patologie. Il primo farmaco che uscì fu l'infliximab, un anti-TNF alfa chimerico, e diede una svolta a quella che fu che era la terapia per l'artrite reumatoide. Poi negli anni successivi sono avvenuti altri TNF alfa, allo stato attuale noi ne abbiamo nella possibilità terapeutica circa 5 o 6. Assieme a questi poi sono venuti fuori altri biosimilari, altri biologici che agiscono verso altre meccanismi della flocosi. Il farmaco biologico a chi viene dato? A quei pazienti che sono non responders alla terapia tradizionale, che dopo 6 mesi continuano ad avere una progressione di malattia rappresentata sia dalla presenza della VES e della PCR che continua a non scendere, sia da un DAS28 che è un indice nostro che è superiore a 2,6, sia dalla sintomatologia del paziente che è il quale è il nostro attore principe. Dobbiamo andare a screenare il paziente dal punto di vista generale, quindi che non abbia delle infezioni in atto, che non abbia delle manifestazioni neoplastiche in atto e pregresse, ricordandoci che questi farmaci sicuramente hanno un costo maggiore rispetto a quelli che sono i DMARDs, però ricordandoci anche che i pazienti sono pazienti che in età lavorativa, quindi gente giovane o giovani adulti, il costo del farmaco, se preso da solo, sicuramente sono farmaci che hanno un costo elevato annuale. Ma se noi incominciamo a guardare i costi indiretti che diminuiscono con la somministrazione di questi farmaci, quali sono i costi indiretti? L'assenza dal lavoro del paziente, l'assenza dal lavoro dei parenti del paziente, i quali sono costretti ad accompagnarla. Meno ricoveri ospedalieri, perché non c'è bisogno del ricovero ospedaliero. La diminuzione di quelli che sono anche la richiesta di pensioni
per malattia. È chiaro che se noi guardiamo tutto attorno questo, il costo del farmaco è un costo che può essere benissimo sopportato dall'economia di un paese. Se guardiamo il sistema sanitario nazionale, soltanto i costi dei farmaci diventano costi che sono abbastanza importanti. Ricordiamoci pure che quando noi parliamo di patologie reumatiche non parliamo solo di artrite reumatoide, di spondilite anchilosante, di patologie di artrite reattive e altro, ma parliamo anche di patologie autoimmuni, cioè noi seguiamo, curiamo anche i pazienti con il lupus, con la sclerodermia o sclerosi sistemica multipla che si voglia parlare, Sjögren, anticorpi antifosfolipidi, quindi tutta una serie di soggetti che hanno oltre l'interessamento articolare proprio l'interessamento sistemico, e questi soggetti hanno delle terapie da fare in infusionale. Finora abbiamo per esempio le sclerodermiche che fanno terapia con iloprost, con prostanoidi, e questi hanno bisogno del ricovero in DH, noi lo facciamo in DH mensile per essere sottoposti al farmaco prostanoide. Il lupus, se sono pazienti che non rispondono alla terapia tradizionale, noi dovremmo andare a fare il biologico, se c'è l'indicazione al nuovo biologico per il lupus, che è sempre infusionale, o addirittura gli immunosoppressori in monosomministrazione. Quindi l'aspetto delle patologie reumatiche, delle malattie reumatiche, non è soltanto legato a quelle strettamente articolari, ma è legata a tutta un'altra serie di patologie, tra cui non scordiamoci pure le vasculiti, cioè processi infiammatori a carico delle arterie e delle vene, che sono di competenza anche nostra. Per anni nel rapporto terapeutico con il paziente si è posta attenzione solo all'individuazione dei sintomi o dei segni biologici della malattia, non tenendo conto invece degli aspetti psicologici e sociali del vissuto del malato in rapporto alla propria condizione. Il punto di vista del malato circa le proprie condizioni di salute, i sentimenti e le aspettative è stato trascurato o addirittura etichettato come impedimento al processo diagnostico-terapeutico. Quali sono i problemi sociali con i quali il paziente deve confrontarsi nel quotidiano? Dall'inizio ho provato a fare una richiesta di invalidità e non mi è stata accettata, mi hanno confermato il 50%. Poi dopo parecchi anni ho riprovato dicendo che la malattia andava man mano avanti e ho provato e mi hanno accettato l'80%. Dopo mi hanno ripassato la visita e mi hanno bloccato. E allora la malattia, me ne sono accorta adesso che la malattia va avanti e lo stato diminuisce le cose. Quindi io mi ritrovo ora con una invalidità del 67% che non mi dà nulla, diciamo, non granché, perché io ho bisogno di protesi e di scarpe, di cose, di ausili. Quindi io vorrei dallo Stato e da tutte le associazioni una maggior considerazione per quanto riguarda le malattie reumatiche, perché siamo noi abbandonati a noi stessi e non siamo riconosciuti veri e propri per quanto riguarda il nostro handicap e i nostri deficit che abbiamo. Cosa significa abitare la malattia e quali sono le difficoltà nel campo lavorativo? Io ho la grandissima fortuna di avere un lavoro che vorrei e che lotto fortemente per mantenerlo. La notte ovviamente dormire è quasi certe volte impossibile perché i dolori sono molto forti, di conseguenza l'indomani svegliarsi e andare al lavoro è difficile. Lavorare con il dolore è particolarmente difficile, e soprattutto io faccio un lavoro abbastanza sedentario dove comunque devo stare seduta, devo dare conto e ragione, devo essere concentrata, e chiaramente avere dolore, avere il pensiero comunque che non si è sereni mentalmente rende tutto molto difficile. Oltretutto, essendo una malattia molto particolare che richiede continue visite mediche, continui controlli, le terapie sono anche abbastanza particolari e spesso anche molto forti, bisogna assentarsi dal lavoro, bisogna assentarsi perché si sta male, bisogna assentarsi per curarsi, per farsi gli esami, per farsi le visite, e tutto questo ovviamente crea grosse difficoltà con il datore di lavoro.
che per quanto comunque possa comprendere la situazione, perché di fatto si vede quando una persona sta parecchio male, comunque ci sono le assenze, ci sono e sono tante. Questo ovviamente aggiunge angoscia su angoscia. Uno spot creato dall'APMAR sui bambini affetti da malattie reumatiche aveva come frase guida semplicemente guardarli, focalizzando l'attenzione sui primi segni che i bambini, anche molto piccoli, possono manifestare e che, se colti per tempo, possono cambiare l'andamento di tutta una vita. Come individuare la malattia nei bambini e quali sono i campanelli d'allarme? A differenza di quanto comunemente si pensi, le malattie reumatiche infantili sono tutt'altro che rare. Si calcola che un bambino su 1000 abbia una malattia reumatica infantile nel complesso. È facile immaginare come queste malattie, che quando colpiscono un bambino nel quale è coinvolto tutto l'intero nucleo familiare, possono essere altamente invalidanti e inficianti sulla qualità di vita. Noi dobbiamo distinguere il sintomo artralgia, che è il puro dolore articolare, dall'artrite. L'artrite si accompagna ai classici segni dell'infiammazione, quindi l'articolazione non farà solo male, ma sarà calda, tumefatta, sarà difficile, si chiama limitazione funzionale, sarà impossibile che si muova bene i movimenti attivi e passivi. Tutto ciò che ci deve fare distinguere un dolore infiammatorio da artrite idiopatica da un dolore meccanico, quindi ortopedico o da accumulo, da altre cause, diciamo che è in fondo molto facile, perché mentre nelle altre patologie prevale il sintomo dolore e non ci sono i segni classici della flogosi, inoltre il dolore aumenta, per esempio nel dolore meccanico da ortopedico, chiamiamolo ortopedico, il dolore è massimo dopo sforzo muscolare, cioè, o perlomeno dopo un certo, cioè minimo al mattino dopo riposo, e poi va aumentando man mano che c'è lo sforzo muscolare, che c'è il carico. Al contrario, assolutamente al contrario, il dolore, l'interessamento articolare da artrite idiopatica giovanile è massimo al mattino dopo il riposo, quindi dopo che l'articolazione è stata ferma in una posizione, e minimo poi migliora man mano che il bambino, e quindi non è dolore ma è soprattutto rigidità e limitazione, e poi migliora man mano che ci si mette in movimento. Quindi già questa è una semplicissima cosa per cui già il pediatra, la famiglia può riconoscere subito un dolore che deve accendere un campanello d'allarme verso una forma infiammatoria, ed è quello che vogliamo realizzare anche attraverso questo interscambio con altri specialisti, con i pediatri di base, con il territorio, cioè far giungere il bambino quanto più precocemente possibile all'attenzione anche del reumatologo. Oggi penso che veramente la reumatologia pediatrica, la reumatologia in generale, sia uno dei campi in cui sono stati fatti enormi progressi in campo terapeutico, perché siamo passati da una immunosoppressione generalizzata all'avere le tecniche di biologia molecolare, ci hanno portato e la migliorata conoscenza dei meccanismi patogenetici, ad avere l'opportunità di avere le molecole in grado di ostacolare, in grado di andare a colpire selettivamente le singole molecole che intervengono nella flogosi. Quindi noi cerchiamo di avere un approccio, così come credo nell'adulto, step up, cioè la prima cosa che facciamo in un bambino che ci arriva, anche per prendere tempo, anche per chiarirci le idee, è usare un FANS, un antinfiammatorio non steroideo. Chiaramente l'antinfiammatorio non steroideo non cambia la storia naturale della malattia, ci serve un po' a dare un minimo di sollievo, ma se il processo si è instaurato è chiaro che dobbiamo passare ai farmaci di fondo. Il farmaco di fondo elettivo e principe, come penso valga anche nell'adulto, anche in pediatria, che ormai usiamo con abbastanza serenità perché lo usiamo ormai da decenni, i temuti effetti collaterali in fondo di fibrosi polmonare, fibrosi epatica, in fondo si sono rivelati non essere poi così tanto incidenti. Comunque è il metotrexate. Quando lo cominciamo almeno per 2 anni, e in genere riesce a portare a remissione. E se non abbiamo una malattia ancora attiva, passiamo al farmaco biotecnologico, perché definirlo biologico non è un'inesattezza. Oggi la qualità di vita, le aspettative di qualità di vita sono migliorate grazie ai nuovi farmaci, ma soprattutto grazie a un diverso atteggiamento anche di noi reumatologi, perché oggi cerchiamo innanzitutto di individuare dei fattori prognostici, proprio tutto lo sforzo è teso proprio a questo, individuare dei fattori prognostici negativi, cioè quali forme
sono al maggiore rischio di provocare disabilità, di andare male, cioè quindi cercare di capire l'outcome di questi bambini. Quindi in questi bambini abbiamo un atteggiamento più aggressivo, cioè quell'approccio step up si accorcia, cioè cominciamo subito il fondo, cominciamo più precocemente il biologico, perché vogliamo evitare di, sappiamo che ci sono alcune forme che vanno incontro veramente a deformità articolari molto precocemente. Cioè c'è bisogno per questi ragazzi di un interdisciplinarità, perché già si è capito da prima, abbiamo bisogno dell'oculista, fondamentale, una figura che deve, dell'ecografista, del radiologo ecografista, di colui che ci dice della possibilità delle risonanze, un modo di valutare la terapia, di monitorarla in maniera che di intervenire nel caso in cui vediamo che ci sono dei fattori che ci dicono guardate che sta andando troppo avanti. Importantissima la figura del medico di base, del pediatra di base, per con i quali dobbiamo interloquire, cioè deve sapere perché chiediamo degli esami di laboratorio in un bambino in biologico ogni 6 settimane, perché vogliamo monitorare che quel farmaco da una parte guarisca una parola, no, mandi in remissione, ma dall'altra non faccia danni. Non sono malattie genetiche, sono malattie in cui c'è una predisposizione genetica associata a fattori ambientali scatenanti, trigger che scatenano su un terreno genetico predisponente. Dalle voci dei protagonisti emerge con forza il concetto che prendersi cura del malato significa dare lo spazio adeguato alla relazione di ascolto e di accoglienza, dando al paziente la dovuta centralità e restituendogli la sua globalità come persona unica e vera, esperta della propria malattia. Si ravvisa l'assoluta necessità di giungere quanto più precocemente possibile ad una diagnosi attraverso una stretta collaborazione tra medico di famiglia e specialista reumatologo territoriale ospedaliero, con un approccio multidisciplinare nei casi a maggiore complessità assistenziale. Per garantire la continuità assistenziale è necessario fare fronte all'insufficienza delle strutture reumatologiche e alla carenza di un'efficiente rete reumatologica di collegamento tra territorio e ospedale che possa assicurare diagnosi precoci e garantire trattamenti appropriati e tempestivi. Il collegamento tra territorio ed ospedali, orientato a modalità assistenziali innovative ed efficaci, potrebbe essere facilmente realizzato e dare risultati positivi anche nel breve termine, senza costi aggiuntivi, definendo con chiarezza i percorsi e individuando tra quelle esistenti le risorse umane, professionali e strutturali da dedicare alla implementazione dei progetti specifici. Non va trascurato infine l'impatto sociale di queste malattie, perché incide pesantemente sulla workability delle persone, dal momento che colpisce soggetti prevalentemente in età lavorativa e perché il peso dell'assistenza di chi è affetto dalle forme più severe grava quasi totalmente sui familiari. In questo percorso il paziente non deve essere abbandonato a se stesso, ma deve essere sostenuto e supportato. In tale ottica va riconosciuto un ruolo primario alle associazioni che attraverso l'informazione, il confronto e l'assistenza rappresentano validamente le istanze di tutti quei pazienti che hanno bisogno di una maggiore attenzione. Ci piace concludere con l'ottimistica riflessione di un giovane paziente che ha detto: «Bisogna poter ballare sul palcoscenico della vita ed essere protagonisti in ogni momento, nonostante la malattia voglia impedircelo».